Sovietese e Cass entrano in campo sulle note di Imagine di John Lennon e la bandiera ucraina rappresenta al meglio un calcio che non dimentica l'attualità. La partita nella prima mezz'ora vede una buona Sovietese che in avvio non sfrutta questa incertezza di Kau con Torraca che grazie a Heinzel, il numero uno bustocco, risponde presente anche a questo tiro dalla lunga distanza di Scapinello. Letale però il numero 10 ex Varese quando al 29esimo dopo una bella azione corale sfrutta l'assist di Daniele Leonardi girando in porta un destro che porta avanti la capolista per l'1-0. Poco prima del riposo il pasticcio di Zanellotti pensa a rianimare gli ospiti, questo disimpegno diventa occasione ghiotta per Marco Caccia che è bravissimo nel pallonetto e fa 1-1 per la gioia della sua panchina. Il primo tempo si chiude con questo tentativo un po' velleitario di Stefano Pellini. Nella ripresa riparte la sfida Scapinello-Heinzel con il secondo a mettere fuori la punizione del numero 10. Il fantasista allora prende per mano la squadra e inizia a dipingere calcio con il suo mancino, mettendo in condizione di tirare Torraca, che però è murato. L'attaccante ex Tritium invece è impreciso su questo piattone che non inquadra la porta dopo la respinta corta di un difensore. Poco dopo il lancio di Lorenzo Leonardi danza sulla linea laterale di Scapinello che serve la corrente dei Vincenzi. Inserimento del numero 8, la palla a rimorchio per Torraca e gol del 2-1 che rimette avanti la Solbiatese al minuto 22. Manca ancora un tenore all'appello e allora ci pensa ancora Scapinello a mandare in porta Anzano. Il bomber non si fa pregare, chiude la contesa al minuto 35 del secondo tempo con il pilota automatico. La Solbiatese supera anche il CAS e viaggia spedita verso l'eccellenza.